isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Ci troviamo sul lungo porto Giussani di Chiavari. Qui a breve avrà inizio la 158esima mostra del Tigullio. Siamo proprio in presenza del presidente della Società Economica Chiavarese, che è l'ente che promuove questa manifestazione, una delle manifestazioni più longeve per quanto riguarda almeno il panorama ligure. Almeno in Liguria, ma direi anche in campo nazionale e chissà anche in campo europeo e di più, perché questa manifestazione, questa kermesse è nata nel 1793, siamo alla 158esima edizione, ne siamo fieri di questa continuità. Ci troviamo in questa collocazione che possiamo anche ammirare attraverso le immagini, proprio perché una delle principali novità di quest'anno è il fatto che la mostra del Tigullio dal centro si sposta e va verso il porto. Eh sì, infatti, è una ambientazione stupenda che costituisce una delle novità di quest'anno e credo che possiamo valorizzare questa realtà bellissima che c'è, il porto di Chiavari. E in questo siamo riconoscenti alla Marina Chiavari e al Comune che ci hanno concesso questa possibilità e a tutti gli utenti del porto. Dunque, dicevamo, la mostra del Tigullio è nata tanto tempo fa e continua ad avere questa specifica destinazione, quella di promuovere le attività economiche locali e tutte, prevalentemente l'artigianato, e continuiamo a farlo, e poi anche tutte le altre realtà produttive economiche che si verificano sul territorio e non solo, prevalentemente il territorio, ma anche fuori dal nostro territorio. Ogni edizione, perché non corrisponde esattamente a ogni anno, ultimamente la mostra del Tigullio è diventata biennale, però ogni edizione cerca di dare anche un taglio. Quest'anno avete scelto come tema di terra e di mare. Di terra e di mare, infatti è un ottimo connubio, d'altra parte il nostro territorio è così configurato, abbiamo i monti abbiamo il mare e vogliamo valorizzare entrambe le cose. Le attività economiche che sono esposte qui riflettono queste realtà. Terra e mare, e qui ci saranno anche tante, vogliamo valorizzare soprattutto il discorso del mare, ci sono oltre che degli espositori anche molte manifestazioni relative alle attività nautiche, acquatiche, tutto quello che riguarda il mare. Anche perché la realtà portuale chiavarese è comunque una realtà che ha un suo movimento, una sua, diciamo così, vivacità. Assolutamente sì, e forse ancora un po' di più meriterebbe un'attenzione maggiore e speriamo che questa manifestazione contribuisca anche a farlo conoscere ulteriormente. Questo senza trascurare quelle che sono un po' le peculiarità di Chiavari, no? Dall'artigianato, la sedia di Chiavari, insomma tutto quello che ha costituito anche il tessuto economico della città. Sì, certamente, credo che non manchi niente a questo riguardo. La seggiola, che è l'attività principe di questa città, anzi quasi il simbolo, sarà ben rappresentata dai due produttori locali e ci saranno anche delle manifestazioni artistiche specificamente legate alla seggiola di Chiavari, con gli artisti che si sono dati da fare. C'è i nodi del legno, questo era all'inizio proprio il nostro obiettivo, quello di valorizzare i nodi del legno. E questo che vediamo qui in prima fila, queste gazebe che devono ancora essere allestiti, le rappresentano. In questo abbiamo avuto la collaborazione del villaggio del ragazzo che sarà presente anche con un suo gazebo. Quante adesioni avete ottenuto per questa 158esima mostra? Quasi 200, che è un record assoluto. Io credo che questa sia l'annata, ogni volta lo diciamo, ma è vero che questa supera anche quella dello scorso anno, è 11.000 metri di copertura, 200, quasi 200 espositori e poi l'affluenza del pubblico, spero che sia
almeno quella dell'anno scorso. Io credo che supererà anche questa, perché l'anno scorso, due anni fa, scusi, sono stati 50.000. Penso che quest'anno supereremo anche questo numero, c'è la passeggiata a mare che aiuta, il tempo bello anche troppo, molto bello insomma, non sono previste piogge, quindi saranno 4 giorni credo di bei momenti da passare qui, anche per coloro che vengono da lontano. Questo significa che questa formula, comunque, benché abbia attraversato oltre un secolo, continua a funzionare, è un modo anche per rilanciare alcune attività tipiche. Direi di sì, vista anche l'entusiasmo con il quale gli espositori vengono, ha detto un secolo, no, sono più di 2 secoli. Sì, la formula è sempre quella, e cambia da anno in anno, quest'anno abbiamo magari diverse attività, diverse impostazioni, ci sono le isole colorate che indicheranno il percorso da seguire, che riguarda lo street food, l'artigianato, il benessere, e ci sono tante tante attività e potranno essere così seguite attraverso un programma molto chiaro quest'anno, dove giorno per giorno, ora per ora si dice cosa c'è, cosa avviene in questo momento, sempre visitando i vari stand. Quindi invitiamo tutti i telespettatori a venire a visitare, sono 4 giorni di apertura, da giovedì a domenica, a venire a visitare la mostra di Tivoli. Assolutamente, venite, venite, venite. Grazie. Per aiutare i visitatori della 158esima mostra del Tigullio a meglio comprendere come è stata allestita, è stata realizzata questa locandina che ci facciamo illustrare da Paola Pastorelli, che segue come addetta stampa la manifestazione. Intanto vediamo che è una mappa, se vogliamo, molto colorata. A che cosa corrispondono tutti questi colori? Assolutamente, intanto anche la mappa segue un po' l'ambientazione marina di quest'anno, infatti ci sono dei piccoli inserti estetici che vogliono un po' accennare sia al blu del nostro meraviglioso mare, il marrone della sabbia e dare un po' l'effetto delle reti da pesca, quindi c'è proprio dentro tutto, la navigazione, il diporto, il lavoro sul mare, che sono un po' i fili conduttori di questa edizione. Poi entrando proprio nel dettaglio abbiamo tutta l'area espositiva che si suddivide in una sorta di L lungo le varie zone del porticciolo, quindi abbiamo varie isole identificate da colori diversi e voi troverete qui la cosiddetta isola blu dove stiamo passando proprio ora, dove ci saranno alcune tipologie delle tante attività commerciali e artigianali che si possono trovare. Poi nell'altro lato, diciamo così, di questa ipotetica L ci sono le altre isole, l'isola verde, l'isola gialla, che riempiranno sia la parte del porticciolo vero e proprio, sia la passeggiata soprastante il porticciolo con la zona verde, con punti, con manifestazioni, iniziative varie e poi l'attesissimo street food che sta creando molta attesa. È una delle novità di quest'anno. Certo, e avrà, insomma, riserverà delle sorprese perché abbiamo ben 22 chef da strada, come dico io, che offriranno specialità ovviamente liguri, ovviamente del nostro territorio, ma anche tante specialità che vengono da lontano, dall'Argentina, di Israele, la paella valenciana, insomma
sarà davvero una Mostra Artiguglio golosa anche da questo punto di vista. Tutto quello che è cibo poi in genere attrae, possiamo dire. Assolutamente sì, poi ci sarà libertà di massima, la creatività appunto di questi chef di strada, quindi si troverà dal pesce, ovviamente ci sarà attenzione anche per vegani e celiaci, questo lo dico perché ultimamente c'è una grande attenzione a queste categorie, quindi ce ne sarà veramente per tutti i gusti. All'interno di questo pieghevole troviamo dettagliato il programma. In linea di massima, gli appuntamenti sono tanti, ma in linea di massima che tipo di cronologia è stata scelta? Come sono collocati i vari appuntamenti nell'arco della giornata? Allora, quindi abbiamo a parte l'esposizione classica dove troverete tutte le tipologie appunto dell'artigianato e del commercio locale, abbiamo poi tutto un cartellone diciamo di eventi che scandiranno le giornate, che sono state divise anche qui, è stata fatta una scelta molto, molto colorata, molto esteticamente accattivante e il filo rosso sarà in parte il mare declinato a 360 gradi, perché ci saranno iniziative sia legate alle attività che si possono fare in mare, quindi uscite in barca, attività sportive, dimostrazioni grazie alla collaborazione di veramente tanti soggetti che si sono resi disponibili per partecipare a questa Mostra del Artiguglio, quindi dalla piscina alla Chiave di Nuoto, alla Lega Navale, insomma veramente tanti soggetti che si metteranno a disposizione per far conoscere il mare in tutte le sue sfaccettature, dalla nautica alla pesca, al lavoro, e quindi nel corso delle giornate si troveranno per esempio, andiamo a vedere il venerdì. Venerdì alle 19 ci sarà un'interessantissima proiezione a cura dell'associazione Il Bandolo di un docufilm dedicato proprio ai veleni che vengono affondati nelle profondità marine con tutto ciò che ne consegue. Quindi anche un'attenzione particolare alla sensibilizzazione nei confronti di questo ecosistema fondamentale soprattutto per chi come noi vive in riva al mare, che è sì una fonte di reddito eccetera, ma va rispettato. È un docufilm in anteprima perché non è mai stato distribuito in Italia, è stato acquisito da, guarda caso, dalla TV svizzera che non ha il mare, e quindi l'associazione Il Bandolo ha deciso di proporlo invece a chi il mare lo conosce molto bene e deve rispettarlo. Poi ci saranno, ecco, una cosa, un'attenzione particolare sempre da Mostra Artiguglio, sono i più piccoli, perché bisogna lavorare, intrattenere anche loro e lavorare su di loro perché conoscano ad imparare, conoscano il mare e imparino a rispettarlo. Quindi ci saranno, spalmati su tutti i 4 giorni, tantissime attività dedicate proprio ai bambini, dal trucca bimbi a animazioni varie, a cure di varie associazioni, fra i quali i Ragazzi tra le stelle, Telefono Azzurro, quindi sempre studiate con un certo taglio di sensibilità. E poi ritorna, un ritorno molto gradito perché c'era già stato 2 anni fa e aveva riscosso grandissimo successo, l'Acquario di Genova. Infatti nella giornata di sabato l'Acquario di Genova proporrà un laboratorio dedicato a delfini e capodogli nel nostro mare, proprio perché sono presenze che i piccoli devono imparare a conoscere, perché è possibile incontrarli nel nostro mare, quindi bisogna imparare a conoscerli molto bene. Non dico nulla sugli spettacoli serali, perché troverete nel programma, si presentano già da soli, quindi non c'è bisogno neanche di presentarli. Un'altra chicca sarà la domenica, la seconda gara del Palio Marinaro del Artiguglio, che è stata fortemente voluta all'interno di questa Mostra del Artiguglio proprio perché rappresenta il trait d'union fra tradizione, eccellenza dell'artigianato del Artiguglio e competizione sportiva, perché oltre ai gozzi in vetro resina ci saranno queste meraviglie veramente del genio tigullino, cioè i gozzi in legno da 22 palmi che si esibiranno nello specchio antistante, quindi si potrà seguire la competizione anche dalla passeggiata a mare, e alle 19 ci sarà la premiazione dell'equipaggio vincitore. Quindi insomma, come vedete, ci sono tante attività fra sensibilizzazione, sport, divertimento, tutto però studiato appunto per creare quella cultura del mare che a volte ci trova un po' distratti, ecco. Bene, quindi invitiamo tutti a venire alla Mostra del Artiguglio, ricordiamo l'inaugurazione.
L'inaugurazione sarà domani pomeriggio, oramai ci siamo, a partire dalle 17 sull'area questa qui del lungomare Don Giussani, che sarà un po' l'area degli eventi. Infatti ci saranno anche poi vari concerti e show serali. Quindi vi aspettiamo tutti, non mancate, perché ci sarà veramente tantissime cose da vedere, tantissime cose da scoprire e un mare, un universo marino da gustare. Quindi vi aspettiamo tutti. Numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I ride home laughing, look at me now, for the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know their choice is color. Explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is sparse, but I'll be born without a mind. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky.